Finalmente abbiamo visto una squadra che sa giocare a calcio e si va in semifinale. Doppietta di... non mi ricordo com'era l'esultanza. Doppietta di Salim Diakité. Signori, prima di commentare questa bellissima partita, perché è stata bellissima al di là del colpo d'occhio di Renzo Barbera, anche per il gioco delle due squadre, ma soprattutto della mia squadra, perché finalmente, dico, era ora che i giocatori tirassero fuori gli attributi e l'hanno fatto bene. Prima di continuare mi raccomando di condividere questo video lasciando un like, iscriversi al canale e attivare la campanella delle notifiche e poi commentare a fine video che cosa ne pensate di quello che ho da dire e che cosa ne pensate della partita. Intanto scusatemi anche per la qualità, poi la poca professionalità, ma non so stare in piedi, cioè non so stare seduto, non mi vengono neanche le parole. Quarto di finale, possiamo chiamarlo, turno eliminatorio, come volete, dove noi affronteremo nuovamente lunedì in casa il Venezia, quindi avremo di nuovo il pubblico dalla nostra parte tra pochi giorni, e lo facciamo vincendo contro una Samp che a inizio stagione ha avuto un inizio tremendo, al contrario del Palermo che aveva iniziato in realtà senza il freno a mano. Poi invece sappiamo come si sono invertite le cose durante la stagione. La Samp ha recuperato molto molto terreno, però il Palermo di oggi è un'altra squadra. Come dico sempre, i playoff sono un mini torneo, i playoff sono un'altra cosa, i playoff conta tanto il dentro fuori, anche se c'è la gara di andata e di ritorno, conta tanto la concentrazione, conta la voglia di vincere. Oggi Palermo ha meritato realmente di vincere e in più mi viene da dire anche una cosa, potevamo farne anche di più. Migliore in campo, vabbè ragazzi, inutile che ve lo dico, Diakité oggi ha fatto un partitone assurdo, Brunori dicono che è scarso, insomma l'assist che ha fatto non credo che lo facciano tutti in quella maniera, però il giocatore più scarso del Palermo, come dicono alcuni tifosicchi, se così possiamo chiamarli, il grande Brunori ha fatto quell'assist per Diakité, un bel gol a volo nel primo tempo, e poi nel secondo tempo assist di Lund per Diakité, quindi da esterno a esterno. Molto bravo il Palermo soprattutto nella chiusura degli spazi, molto bravo a ripartire, è una squadra che durante le fasi di ripartenza ha sempre dimostrato di essere attiva, concentrata, non buttare mai il pallone se non in qualche raro caso in cui la Sampdoria faceva pressing, al contrario il Palermo faceva il pressing. La Sampdoria si è vista un po' di più nel secondo tempo. Nel primo tempo il Palermo ha avuto un sacco di chance, soprattutto con Insigne, peggiore in campo del Palermo, mi dispiace dirlo, nonostante magari ci sia stata la volontà di far bene, ma obiettivamente rispetto a un Di Francesco che poi nel secondo tempo vedremo che cosa farà, ha fatto di più Di Francesco in pochi minuti che Insigne in 60 minuti. Il secondo tempo dicevo che la Samp aveva preso un po' più di terreno, aveva iniziato in effetti a giochicchiare anche dopo il 2-0 e ha cercato di essere pericolosa e l'ha fatto in due occasioni, alla fine con quel tiro se non erro di Stojanovic e con la parata poi di De Planche, devo dire molto molto tranquilla anche oggi la partita di De Planche a dire la verità, e poi quel tiro a volo che là non ci sarebbe mai arrivato De Planche, il tiro a volo di Borini è stato stupendo e poteva seriamente metterci in difficoltà, ma per il resto il Palermo non è che dice ha preso il minimo indispensabile, oggi il Palermo ha dimostrato di avere gli attributi, oggi ho visto per ogni singolo calciatore, eccetto qualcuno ovviamente, quanto questa squadra abbia sottovalutato secondo me questo campionato. Qualcuno mi aveva detto, vabbè ma si vedeva che Mignani vuole favorire la Samp per salire, io ho letto un commento del genere, ragazzi, se si fa questo lavoro, se si è allenatori, non credo che bisogna essere poco professionali sotto questo aspetto, per carità ci sono persone del genere, ma Mignani ha dimostrato sin da subito, al di là di qualche scelta magari un po' sbagliata anche a inizio partita, secondo me il Palermo di oggi è stato il miglior Palermo da quando gioca in casa quest'anno e vinciamo in casa dopo tantissimo tempo. Ci attende una gara difficilissima contro un Venezia che all'andata l'abbiamo battuta noi, al ritorno ci hanno battuto loro qua al Barbera. Sarà una gara fino all'ultimo respiro. Come dico sempre, la speranza è l'ultima a morire. Il Palermo ha dimostrato ancora una volta che nelle gare da dentro fuori può essere pericolosa e devo essere sincero, rispetto ai playoff di C, qua nutrivo poche speranze. Adesso con questa vittoria sto iniziando a recuperare terreno per quanto riguarda il nutrire di nuovo delle speranze verso questa squadra. Perché oggi veramente, se il Palermo gioca costantemente così nei playoff in una maniera sempre decisa, sempre attenta, allora ben venga che questa squadra possa seriamente andare, non lo diciamo.
Un abbraccio, signori. Spero che il video vi sia piaciuto. Scusatemi, ma sono troppo nervoso, preso anche dalla partita, dalla tensione della partita. E come sempre, forza Palermo. Ci becchiamo col post partita di lunedì. Alla prossima. Dai!